Apriamo la serie di approfondimenti che la TGR dedica agli infortuni sul lavoro che in Friuli Venezia Giulia sono in aumento, quasi 17.000 lo scorso anno con 26 morti bianche. Maria Spezia. Le chiamano morti bianche, ma il fenomeno degli infortuni e dei decessi sul posto di lavoro è tutt'altro che semplice anche in Friuli Venezia Giulia. Il quadro della situazione è monitorato con continuità dalla sezione territoriale dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale dei Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, che in regione conta 11.000 soci. Il fenomeno è di incremento. C'è un aumento sia per quanto riguarda i morti e sia per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Ci sono dei settori produttivi più colpiti? Per le donne la sanità è il doppio per quanto riguarda gli uomini. Per quanto riguarda in generale l'edilizia, i trasporti, sono quelli, anche l'agricoltura molte volte, sono i settori più a rischio. Un fenomeno trasversale che tocca tutte le età e che in Friuli Venezia Giulia lo scorso anno ha registrato 16.995 infortuni, il 3,7% in più rispetto al 2016 e 26 morti, cioè 6 in più dell'anno precedente. I rimedi, qua ci vuole la diffusione della cultura per la sicurezza nei posti di lavoro, con l'informazione, la formazione e naturalmente cominciando dalle scuole superiori. Bisogna fare sistema, INAIL, istituzioni, forze sociali, forze economiche, perché è una battaglia che possiamo vincere o comunque ridurre il fenomeno triste se c'è questo sistema concordato.